Buonasera, io sono più dispiaciuto di voi che stasera non c'è insieme con noi Luigi a, diciamo, a raccontarci quella che è stata la sua vicenda umana e di giudice. Cioè, io De Magistris l'ho conosciuto l'anno scorso quando, diciamo, andai a Catanzaro in quella che per me era veramente la forte arma della giustizia. Cioè io avevo, e non solo io, tanti altri, insieme a me ci eravamo accorti come veramente stava per essere sferrato il definitivo attacco alla magistratura. Cioè quell'attacco alla magistratura che un tempo era stata fatta eliminando dei giudici come Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone, per i quali era stato adoperato il tritolo. I tempi sono cambiati, adesso non serve più il tritolo per uccidere i giudici, ed è quello che è stato fatto con Clementina Forleo, che so che è stata qui nei giorni scorsi, ed è quello che è stato fatto con De Magistris. Adesso, così, alla stessa maniera in cui la mafia non adopera più il tritolo, tanto da che c'è qualcuno che può sostenere che la mafia sia sparita, che la mafia sia stata vinta. È una menzogna, una delle più grosse menzogne che vi vengono propinate, che vengono propinate all'opinione pubblica. La mafia adesso c'è, la criminalità mafiosa c'è ed è molto più pericolosa di prima, perché la mafia, con quella che è stata la strategia di Provenzano, si è praticamente inabissata ed è ha cambiato strategia. Ha cambiato strategia in quanto non uccide più, non si sentono più quelle cose che succedevano prima negli anni di piombo a Palermo o negli anni 90, però la mafia è molto più pericolosa perché si è inabissata e adesso viene fuori quello che è la parte più pericolosa della mafia. La mafia che adesso non è più in Sicilia, non è più in Calabria, non è più solo in Sicilia, non è più solo in Calabria, non è più solo al sud, ma la mafia che adesso si è internazionalizzata e Roma. Ma non solo Roma, quale Roma? Roma è sicuramente a Roma, la mafia sta in Parlamento, però la mafia sta, ed è ancora peggio, sta dentro la finanza. È lì che la mafia è estremamente più pericolosa. Ormai la mafia non è più in Italia, la mafia ormai è a livello mondiale, è in grado di muovere capitali che sono quelli sì al ben più alti di quello che può essere il nostro PIL, le nostre finanziarie. E purtroppo però il fatto che non ci sia più adito, che non ci siano più delle cose eclatanti, dà adito a chi vuole sfruttare questo di dire che la mafia non esiste più, che la mafia è stata vinta. La mafia si è semplicemente inabissata ed è il motivo per cui sono state fatte le stragi del 92. Le stragi del 92 sono state fatte proprio per cambiare strategia. Non poteva più pagare la strategia dei corleonesi. C'era chi all'interno anche delle cosche mafiose era contrario a quella strategia. Allora è stato cambiato completamente la maniera di rapportarsi verso l'esterno, e per far questo è stato eliminato Riina, è stato venduta, diciamo, è stata sacrificata una parte degli stessi capi delle cosche mafiose per poter invece stringere dei rapporti con dei nuovi referenti in Italia. Ed è proprio questo il motivo per cui sono state fatte le stragi del 92. Quello che vediamo nei confronti dei giudici fa parte di questa strategia. Cioè adesso per i giudici non si adopera più il tritolo. Per Clementina Forleo, per Luigi De Magistris non è stato più adoperato il tritolo, però il risultato che è stato ottenuto è stato esattamente lo stesso. Così come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non possono più fare il loro lavoro, la stessa cosa succede per Luigi De Magistris, succede per Clementina Forleo. Ed è stato fatto nel momento in cui sono stati attaccati i poteri forti. Luigi De Magistris aveva in mano delle inchieste che erano fondamentali, aveva in mano delle inchieste di Vainot, aveva in mano le inchieste di Poseidon, aveva in mano l'inchiesta di Toghe Lucane.
inchieste che andavano a toccare i poteri forti, attenzione, non di destra e di sinistra. La destra e la sinistra in Italia non esistono più, ormai non ci sono più i partiti che sono...